Con il filtro passaalto si filtra quello che si vuole o quello che si ha a disposizione, non si è quindi costretti a lavorare soltanto con gli oscillatori. Uno degli esempi più banali, che tra l'altro meglio ci permette di verificare il comportamento di svuotamento sulle basse frequenze, è proprio quello che prevede il collegamento diretto tra un generatore di noise e il filtro passaalto in questione. Buon ascolto. Una caratteristica divertente del cambio di funzionamento passabasso-passaalto è che il rapporto tra segnale percepito e posizione della frequenza di taglio cambia drasticamente, ovvero noi possiamo chiudere completamente un passabasso che stia filtrando del noise per scoprire con orrore che lo stesso filtro lascia passare tutto quando viene commutato in modalità passaalto, perché ovviamente sta facendo passare tutto dall'infinito fino a 13 Hz. In questo caso, per chiudere il filtro passaalto bisogna salire con la frequenza di taglio, diciamo fino ai 18.000-20.000 Hz, che ovviamente non vengono recepiti né dal nostro monitor, tantomeno dal microfono che stiamo utilizzando. Se però in questa configurazione 17.000 Hz io vado a modificare il comportamento e quindi si torna a passabasso, tutto quanto si riapre da capo. Questo è uno dei punti più critici nelle prime fasi di approccio verso lo strumento che ancora non si conosce, ovvero si pensa di aver chiuso tutto per scoprire che poi non si è chiuso nulla e le lacrime sgorgano copiose. Normalmente il filtro passaalto è realizzato con le classiche celle condensatore resistenza, ma nel corso dello sviluppo degli strumenti musicali elettronici, lo stesso Doug Curtis, che aveva costruito l'integrato CEM con cui fare buona parte dei polifonici, mise a disposizione della comunità elettronica anche un sistema per ottenere il filtraggio passaalto che non era piagato dai classici problemi di instabilità presenti agli alti livelli di resonance. Ecco perché i filtri high pass e anche low pass fatti con gli integrati CEM hanno un suono diverso da quello degli altri filtri prodotti in maniera differente. È il caso quindi di ascoltare qualcosa. Questo sibilo che sentite è ciò che il filtro passaalto lascia transitare al suo interno una volta che la sua frequenza di taglio è stata impostata al massimo valore. Massimo valore in questo caso significa massima chiusura, cioè del segnale non passa nulla se non ciò che è al di sotto di una frequenza molto elevata e il segnale originalmente presentato, quindi molto molto poco. Le cose cambiano drammaticamente se noi andiamo a spostare la frequenza di taglio, cioè a riaprire il filtro. Questa cascata di armoniche e la successiva, diciamo così, azione di prosciugamento del segnale sono la firma del filtro passaalto analogico. Il comportamento, come al solito, può essere reso più selettivo impartendo una certa quantità di segnale in autooscillazione o più o meno sul limite dell'autooscillazione, quantomeno in feedback. Nello specifico, questo filtro passabasso utilizza il vecchio integrato Curtis, quindi diciamo così una componentistica a rischio che però è caratterizzata da notevole cattiveria timbrica.